Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le nostre tribune elettorali. Oggi parliamo della competizione per i seggi nella circoscrizione proporzionale regionale abruzzese del Senato. Sono ospiti nella nostra tribuna i due capolista di due liste di schieramenti contrapposti a confronto. Saluto e ringrazio Vincenzo D'Incecco che è qui nei nostri studi, buonasera. Buonasera, buonasera. Della Lega e in collegamento via Zoom Primo Di Nicola di Impegno Civico, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, siamo in una giornata che peraltro si è aperta con le dichiarazioni di Putin che incombono un po' su tutte le prime pagine web del mondo in queste ore, insomma cominciano a destare davvero preoccupazione per quella che rischia di diventare una escalation. Ecco, stanno pesando molto D'Incecco i temi internazionali sulla campagna elettorale per le politiche in Italia, ecco, soprattutto da parte del centrodestra, della Lega in particolare viene chiesta una professione di fedeltà, come si suol dire, all'Alleanza Atlantica, alla posizione dell'Europa rispetto a questo conflitto che sembra vivere una fase davvero delicatissima. Ecco, da questo punto di vista, che tipo di garanzie la Lega dà rispetto insomma, anche a tutte le obiezioni che sono partite in queste settimane, in questi giorni, che hanno un po', vi hanno messo un po' nel mirino di questa campagna elettorale? Ma io credo che la Lega non deve dare garanzie di nessun tipo, nel senso che è probabilmente, anzi sicuramente, il partito che ha la più lunga presenza all'interno delle istituzioni italiane rispetto a tutti gli altri e mai in nessuna occasione la Lega ha dato dimostrazione di non essere in linea con quelle che sono le dinamiche della politica estera europea o magari in alcune dinamiche magari ha potuto anche esprimere delle impostazioni leggermente differenti, come è normale che possa accadere in una democrazia, in un paese libero come deve essere l'Italia, all'interno di un contesto internazionale. Ora, tutta questa costruzione di dinamiche che non sono assolutamente aderenti alla realtà fanno parte di un gioco che in questo paese troppo spesso accade in prossimità delle elezioni. La Lega ha un'idea chiara, pensa che tanta diplomazia debba innanzitutto essere lo strumento principale per cercare di addivenire una soluzione di una crisi che va avanti da troppo tempo e che non mi pare vede altre soluzioni che portano a un frutto reale, quindi al raggiungimento di un obiettivo concreto, perché oggettivamente questa guerra assurda, questo conflitto al cuore, al centro dell'Europa che dura ormai da marzo, non trova una soluzione. Non sta trovando una soluzione, non si riesce a uscire fuori da una dinamica che sta mettendo in ginocchio non solo i paesi coinvolti, ma anche gli altri paesi europei, l'Italia in primis. L'Italia sta vivendo, sta soffrendo, sta portando sulle spalle il peso di un conflitto economico, di un conflitto geopolitico che la vede soccombere rispetto al tema delle sanzioni, rispetto al tema del costo dell'energia. Ecco, in questo momento l'Italia più che mai ha bisogno di un governo forte, di un governo che abbia la competenza, la capacità, ma soprattutto la lungimiranza di mediare, di trovare posizioni che possano far uscire l'Europa da questa crisi, nel solco di quello che deve essere l'Europa. Noi abbiamo sempre immaginato che l'Europa possa essere una strumento politico, cioè un'unione politica non solo economica e monetaria, e quando parliamo di unione politica parliamo di una comune politica difensiva, una comune politica estera, un'unica voce che operi con i partner del mondo alla pari. Ecco, su questo bisogna lavorare, quindi l'Europa non è, la Lega non è un ostacolo a nessun processo di questo tipo, anzi è garanzia che l'Europa vada verso una dimensione diversa da quella che vive e che ha vissuto negli ultimi anni, cioè un coacervo di interessi che non riescono a trovare una sintesi in una posizione unica. Questa è la garanzia della Lega, una forza che da questo punto di vista non si è mai sottratta al tentativo di modificare in senso positivo le dinamiche che spesso hanno costretto l'Europa invece ad una lotta interna tra posizioni differenti, Francia e Germania piuttosto che altri. Io credo che l'Europa, l'Italia come è stato in passato, negli anni in cui l'Italia era una forza importante, una potenza importante, debba fare da traino in questo percorso.
Di Nicola, il vostro partito peraltro esprime il ministro degli esteri in carica. Lei teme che il risultato del 25 di domenica prossima possa condizionare in qualche modo il ruolo internazionale del paese, anche possa ridefinire quelle che sono le sue alleanze in termini di difesa e in termini di politica europeista? Ma direi decisamente di sì. Perché quello che ci aspetta anche dalle parole che abbiamo appena ascoltato dell'esponente della Lega dimostrano quanto sia incerta la prospettiva, perché sono ambigue, per non dire destabilizzanti, le posizioni del centrodestra, in particolare della Lega e di Fratelli d'Italia. Mi fa piacere che questa conversazione si apra sul tema della politica estera, perché queste sono elezioni del tutto particolari. Ci sono i temi interni che sono terribili, ma quando noi diciamo dobbiamo risolvere la questione del taglio delle bollette, cosa che noi faremmo consentendo ai cittadini di vedersi pagare le bollette almeno per l'80% da parte dello Stato, guardate, il costo delle bollette dipende dai costi dell'energia, i costi dell'energia dipendono dal ricatto putiniano, e guardate che battere Putin significa indurlo alla ragione, significa avere una posizione coesa, una posizione chiara da parte dell'Italia e dei nostri partner internazionali, e questa chiarezza nel centrodestra, anche in particolare da parte della Lega, non c'è, perché la Lega ha strizzato e continua a strizzare oggettivamente l'occhio a Putin, perché chiedono per esempio la revisione delle sanzioni contro la Russia, che sono, come dire, l'unica arma democratica che abbiamo nel fronte del campo delle democrazie occidentali per fermare Putin. Non rassicurano peraltro nemmeno poi le altre strizzatine d'occhio a regimi che non sono propriamente democratiche, come l'Ungheria di Orbán, oppure, come fa l'onorevole Meloni, il sostegno ai post-fascisti, franchisti di Vox in Spagna. Tutti insieme questi signori in coro cannoneggiano continuamente l'Unione Europea, e questo cannoneggiare l'Unione Europea porta a una destabilizzazione crescente, porta ad un'uscita dell'Italia dal suo quadro tradizionale delle alleanze internazionali, e tutto questo noi non possiamo permettercelo per due ragioni. Una di tipo economico, perché senza l'Europa noi non avremo le risorse per soccorrere i cittadini e fare le riforme di cui abbiamo bisogno, perché sia chiaro, le casse sono vuote, le casse dello Stato. Anche perché questi partiti in tema di fisco non fanno altro che strizzare anche lì l'occhio agli evasori fiscali. Quindi con le casse vuote noi abbiamo bisogno dell'Europa. La stessa Europa che Fratelli d'Italia e la Lega ogni giorno cannoneggiano. Grazie Di Nicola. È stato introdotto insomma il riflesso diretto che queste vicende hanno giustamente sulla nostra vita, sulla nostra economia. Allora chiedo a D'Incecco di articolare questa proposta, che è quella che Salvini sta lanciando sulle piazze di tutta Italia in quest'ultima settimana, vale a dire di un urgentissimo scostamento di bilancio che vada fatto addirittura anche da questo governo nelle more che si insedi il nuovo. Perché è indispensabile, soprattutto a cosa destinare queste risorse nel momento di grave difficoltà che vivono le aziende e le famiglie, con un autunno molto difficile che si è aperto proprio in questa giornata del 21 di settembre? Beh, innanzitutto chi vive il territorio, chi vive questo paese, chi frequenta le persone, le famiglie, chi visita le aziende tutti i giorni, sa che quello che sta accadendo in queste settimane, in questi mesi, non solo sta producendo degli effetti immediati in questa fase, ma può produrre nei prossimi mesi degli effetti devastanti dal punto di vista dell'occupazione, dal punto di vista della chiusura delle aziende, perché i costi dell'energia in questo momento stanno non solo preoccupando, ma stanno determinando
una situazione grave e difficile per tantissime aziende, artigiani, piccole e medie imprese, grandi aziende, grandi industrie, e se non si interviene immediatamente, mi fa specie che chi governa questo paese, chi è, insomma, ha dei ruoli importanti all'interno di questo governo che si trova magari agli ultimi momenti di vita, non abbia deciso di intervenire in tempi rapidi, perché vedete, Matteo Salvini lo dice chiaramente e io che ho frequentato, che ho girato in queste settimane tantissime aziende nel territorio abruzzese, la questione energetica va affrontata subito, va affrontata con uno scostamento di bilancio immediato, perché quello che noi spendiamo oggi, 30-40 miliardi di euro, ci permetterà di evitare di spendere il doppio, il triplo da qui a qualche mese in costi di cassa integrazione, in sussidi, in tutto quello che sarà, che lo Stato dovrà affrontare quando le aziende del territorio, le aziende italiane, fra 3, 4, 5 mesi si troveranno a dover chiudere i battenti rispetto a un tema così importante come quello del caro energia. Vedete che molte aziende sopravvivono perché hanno ancora un prezzo bloccato determinato negli anni precedenti, ma da qui a fine anno, ai primi di febbraio, la stragrande maggioranza delle aziende italiane, quelle che hanno ancora una vivibilità, una sostenibilità perché hanno il prezzo bloccato dell'energia, si troveranno a dover pagare le bollette per 5-6 volte rispetto a quello che facevano lo scorso anno. Non solo si riducono i margini di guadagno, ma si riduce proprio la possibilità di vita di un'impresa. Ecco, noi non strizziamo gli occhi agli evasori, mi dispiace che il senatore Di Nicola se ne sia uscito con questa considerazione che è veramente fuori luogo. Noi pensiamo che le energie di questo paese si possano liberare da chi investe da un punto di vista delle aziende, da chi può creare lavoro, altrimenti non abbiamo la possibilità in questo paese di affrontare un futuro sereno e cercare di creare posti di lavoro per i nostri figli. Non strizziamo gli occhi agli evasori, noi vogliamo liberare le energie degli investitori e solo in questo modo possiamo affrontare il futuro di questo paese. Di Nicola, ma è possibile affrontare questa stangata d'autunno di bollette e di inflazione in modo alternativo rispetto ad una variazione di bilancio, a suo avviso, con uno scostamento? Ma certo, è stato già possibile perché c'è un decreto aiuti ter che non è stato fatto con lo scostamento di bilancio, che in parole povere per gli ascoltatori significa ulteriore debito pubblico, 30 miliardi di ulteriore debito pubblico per un paese che è asfissiato dal debito. Questo governo ha trovato le risorse necessarie senza indebitarsi ulteriormente, perché significa distruggere le prospettive delle nuove generazioni. Poi guardi, sul taglio delle bollette siamo tutti d'accordo che vanno fatti, ma attenzione, potevano essere fatti se questi signori, con l'aiuto del Movimento 5 Stelle che ha creato le condizioni per la crisi, non avesse abbattuto il governo, perché oggi vengono a chiedere provvedimenti urgenti, ma un mese fa non si sono fatti scrupolo di mettere in ginocchio l'Italia facendo cadere il governo solamente nella speranza di andare ad elezioni per avere un qualche vantaggio elettorale. Temo che se ne avranno di questi vantaggi elettorali, ne sconteranno poi le conseguenze, perché vedo idee confuse. Guardi, noi abbiamo fatto una scissione dal Movimento 5 Stelle per mettere in sicurezza il Paese e consentirgli di rimanere nel quadro delle alleanze democratiche e liberali occidentali. Della politica estera abbiamo già parlato, perché il centrodestra sta creando una prospettiva che può farci uscire fuori dall'Europa, e questo i cittadini che andranno a votare devono tenerlo presente, perché è tutto terribilmente legato. Dopo aver fatto cadere il governo, adesso mettono sotto pressione il governo per risolvere i problemi che hanno impedito che venissero risolti. Questo è il dramma del paese, cioè stiamo giocando una partita, ripeto, in un quadro di irresponsabilità. Noi avevamo un governo di unità nazionale, il Presidente della Repubblica ci aveva chiamato a sostenere un governo di unità nazionale. Noi, quando ero nel Movimento 5 Stelle, personalmente mi sono battuto perché si stesse in questo quadro di solidarietà nazionale, ma poi il nuovo partito di Conte, personale, e un centrodestra cinico,
che ha voltato le spalle agli interessi immediati degli italiani che chiedevano la risoluzione dei loro problemi immediatamente, hanno creato un quadro di destabilizzazione, per cui oggi tante cose che potevano essere fatte purtroppo non sono state fatte, a cominciare dal famoso tetto al prezzo del gas, da cui tutto origina come sì. aumento delle bollette. Il sì. governo Draghi in Europa stava portando avanti una trattativa proprio per fissare quel tetto. L'aver fatto cadere il governo ha significato bloccare questa azione e oggi i cittadini stanno scontando le conseguenze. Grazie, grazie Di Nicola. Andiamo sull'altro tema forte, l'altro claim di questa campagna elettorale della Lega, che è la flat tax per tutti. Ma è davvero sostenibile questa misura fiscale? Ci sono insomma anche dei conteggi che voi avete fatto rispetto all'incidenza che avrà assieme appunto allo scostamento di bilancio sul debito pubblico, sulle nostre finanze? Ma, la flat tax è in realtà per 2 milioni di partite IVA ed è in realtà grazie all'impegno di Matteo Salvini nel primo governo Conte, quindi è già un esperimento positivo che ha portato anche alla nascita, no, in una fase pandemica, di tante partite IVA che fino a 65 mila euro hanno certezza di una fatturazione lineare come in tanti altri paesi. Io credo che estendere questa possibilità ai redditi fino a 100.000 euro significa liberare risorse. Qui in questo paese si parla solo ed esclusivamente di cose che non si possono fare. Io credo che si debba iniziare a parlare di cose che si devono fare per dare sviluppo, per dare futuro a una società che vive un momento di grave crisi. Ho ascoltato prima le parole del nostro interlocutore, del collega che è intervenuto, e qui si descrive un mondo che non è quello reale, cioè di un governo che in qualche modo, dopo aver affrontato il tema della crisi pandemica, non è stato in grado di dare uno slancio alle politiche di sviluppo di questo paese. E per fare questo occorre un governo con delle idee chiare, con un progetto chiaro. Bisogna per forza di cose cercare di rendere più agile la tassazione e sburocratizzare questo paese, perché lo sviluppo, perché i posti di lavoro, perché il futuro lo si crea solo in questo modo. Non abbiamo altra possibilità di rilanciare questo paese se non attraverso un abbassamento delle tasse e della pressione fiscale. Chiaramente quando si creano queste condizioni, bisogna essere anche capaci di saper individuare coloro che, di fronte a una tassazione più equa, hanno intenzionalmente la voglia di non pagare le tasse. Ecco, in questo caso ci vuole un sistema che sappia far pagare a chi non vuol pagare, ma allo stesso tempo dia la possibilità a coloro che sono vessati da un sistema di tassazione devastante in questo Stato di poter liberare qualche energia e qualche risorsa. Noi abbiamo la necessità, da questo punto di vista, di intervenire rapidamente. Uno Stato un po' più leggero e che si preoccupi di aiutare oggettivamente i più deboli, ma in qualche modo dia la possibilità a chi produce reddito, a chi produce lavoro, a chi produce impresa, a chi fa impresa, di affrontare e di fare investimenti con una linearità e una serenità diversa. Come possiamo chiedere oggi ai nostri piccoli imprenditori, ai nostri partite IVA, che peraltro sono l'oggetto di questo intervento, quando si parla di una detassazione per i grandi redditi? Non è così, questo è un tema che riguarda la flat tax fino ai redditi fino a 100.000 euro, quindi questa ricostruzione, come sempre falsa, dei nostri avversari politici, che in questo momento si limitano a descrivere cose che non esistono. Noi crediamo invece che sia la soluzione o la possibilità per tanti italiani di respirare e di affrontare con serenità i mesi prossimi. Ecco, a proposito dei temi fiscali, notizia che ovviamente Primo Di Nicola ci può testimoniare per primo, in Parlamento è stata sostanzialmente accantonata la riforma fiscale che c'era richiesta nell'ambito del PNRR, è saltata proprio nella commissione di cui fa parte, ma c'è appunto un tema molto poco presente in questa campagna elettorale, perché probabilmente parlare di tasse non fa mai aumentare i consensi. Però insomma, realisticamente, al di là del discorso della sostenibilità economica e finanziaria, che insomma è anche questo fondamentale, dal punto di vista della giustizia sociale, come valuta lei questa proposta della flat tax? Ma la reputo un disastro, perché è la negazione della progressività del sistema tributario che è disegnato nella nostra Costituzione. Ma di che cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando di un paese nel quale a pagare le tasse sono per gran parte i lavoratori dipendenti che, come è noto, pagano le tasse fino all'ultima lira. E in questo contesto bisogna registrare il fatto che ogni anno in Italia abbiamo una media di circa 100 miliardi di evasione fiscale. Allora, noi nel nostro programma elettorale lo scriviamo con chiarezza, vogliamo ridisegnare gli scaglioni fiscali e le aliquote, perché in Italia si pagano, diciamo, troppo le tasse, ma attenzione, chi le paga? Cioè i contribuenti onesti. Quindi il sistema fiscale va rivisto, va alleggerito perché le aliquote sono troppo alte, ma la proposta leghista della flat tax, davanti a un quadro, come dire, così devastante, per cui c'è almeno un quarto dei cittadini che paga poco o non paga affatto le tasse, portando al 15% la tassazione, a parte l'iniquità, perché far pagare il 15% a chi guadagna 12.000 euro e farlo pagare a chi ha un reddito di milioni di euro è profondamente ingiusto. Attenzione, sarà una perdita di gettito tremendo. E allora io domando alla Lega e al centrodestra, come pensate, con il calo di gettito che ci sarà per lo Stato, poi di pagare le pensioni, gli stipendi e tutto il resto. In realtà l'operazione è semplicissima, anche qui si strizza l'occhio a milioni di cittadini tentati, come così, dall'evasione. Si strizza l'occhio perché sono tutti voti, è facile consenso, quando invece sarebbe il dovere di tutti richiamare i cittadini al dovere democratico del pagamento delle tasse, perché servono a mantenere un apparato pubblico, un welfare, un sistema pensionistico, un sistema sanitario che ha bisogno di queste risorse. E questo è l'avventurismo politico del centrodestra. Esponente, diciamo così, la Lega tra i primi del partito dell'evasione fiscale trasversale in Parlamento, che su questo tema non vuole fare niente perché l'evasione fiscale sono milioni e milioni di voti. Noi ai cittadini diciamo che le tasse vanno abbassate, che bisogna rivedere il sistema fiscale, che però vanno recuperati anche i soldi dell'evasione, non in maniera indiscriminata, perché i cittadini che non ce la fanno a pagare le tasse, vanno rispettati e aiutati, mentre chi anche nell'ultima dichiarazione di redditi ha, come dire, denunciato redditi da decine e centinaia di migliaia di euro, è giusto che le tasse le paghi. Questo è un discorso chiaro, onesto, che va fatto ai cittadini se vogliamo che questo paese regga la sfida del futuro, altrimenti sarà la catastrofe, come i numeri dicono e come le proposte del centrodestra purtroppo lasciano intravedere. Allora, io adesso inverto l'ordine di risposte, quindi riparto proprio da lei, di Nicola, con un tema che è strettamente legato a quello di cui abbiamo parlato, vale a dire il tema sociale. Siamo alla vigilia di un autunno, anzi siamo da oggi entrati in un autunno che prelude a un inverno molto complesso. Voi siete usciti dal Movimento 5 Stelle, ma non so se sul tema del reddito di cittadinanza, delle misure di sostegno a chi non può lavorare o a chi non cerca invece un lavoro che potrebbe fare, avete un'idea cambiata da questo punto di vista. Ecco, le do questo spazio anche per spiegare come intervenire sul reddito di cittadinanza, che è uno dei temi che è entrato prepotentemente in campagna elettorale. E ci mancherebbe, perché io ho votato il reddito di cittadinanza, anzi il reddito di cittadinanza insieme alla lotta per la legalità, alla lotta ai privilegi, alla precarietà nel mondo del lavoro, è stato uno dei motivi per i quali ho accettato di candidarmi nel Movimento 5 Stelle. E il reddito di cittadinanza, guardate, non è proprietà privata di Giuseppe Conte, perché noi lo abbiamo fatto in Parlamento, noi lo abbiamo sostenuto in campagna elettorale e noi oggi continuiamo a difenderlo, perché è stata una misura assolutamente necessaria in un paese devastato dalle povertà e che deve avere anche, come dire, una prospettiva sicura
nei prossimi anni, perché senza il reddito di cittadinanza milioni di cittadini non sarebbero riusciti a mettere insieme il pranzo con la cena. Dopodiché c'è da fare un discorso, perché il reddito di cittadinanza non è solo assistenza, ma per la popolazione attiva che lo percepisce è anche lo strumento per il reinserimento nel mondo del lavoro, e da questo punto di vista si può fare di più e meglio cercando di migliorare le politiche sul lavoro e soprattutto i famosi centri dell'impiego, che dovevano servire a riqualificare e ad avviare i percettori del reddito verso il reinserimento nel mondo produttivo. Questo io lo voglio dire con chiarezza. Noi, che siamo stati coloro che hanno spinto per il reddito di cittadinanza, in Parlamento lo abbiamo, come dire, fatto diventare legge e continuiamo a difenderlo, lo difenderemo anche in futuro, perché questa misura non è proprietà esclusiva del partito di Conte o di Giuseppe Conte, che oggi, come dire, si vanta così tanto di essere di sinistra, quando su temi, a cominciare da quello dell'evasione fiscale, per esempio, io non ho visto questa, come dire, vocazione di sinistra, così come su tante altre cose. Facciano attenzione i cittadini, facciano attenzione, perché bisogna ricordarsi di che cosa abbiamo fatto, chi siamo e come abbiamo operato in Parlamento. Qui c'è da mettere, ripeto, in sicurezza il Paese su temi delicati come la politica estera, che non è cosa da poco, e su questo noi abbiamo fatto una scissione, perché il Movimento 5 Stelle ci stava portando fuori dall'Europa e fuori dal quadro internazionale delle alleanze, e in futuro vogliamo continuare a garantire questa collocazione internazionale, la difesa degli strumenti legislativi di politica sociale come il reddito di cittadinanza, e soprattutto fare le altre cose, a cominciare dal taglio delle bollette, che vanno fatte immediatamente. Grazie. Allora, la Lega invece ha avviato una profonda riflessione su quello che è il risultato ottenuto in questi anni dal reddito di cittadinanza. Per voi va abolito, va riformato, va comunque ridiscusso? Ma intanto, direttore, mi lasci commentare alcune questioni delle precedenti interventi del collega, ma tanto è singolare e soprattutto è anche un po' di cattivo gusto assistere a una descrizione di questioni che non sono reali. Cioè, quando si parla di un partito che, quindi della Lega, che pensa al partito degli evasori, quando in realtà noi proponiamo la flat tax per i redditi fino a 100.000 euro, e quindi già questo la dice lunga su quanto il mio interlocutore non conosca nemmeno, non solo non conosca il programma, ma probabilmente non ascolti nemmeno gli interventi del nostro leader all'interno delle platee pubbliche. Dopodiché è singolare, alquanto singolare, ascoltare dalle parole di chi per 5 anni è stato seduto in Parlamento, all'interno del Senato, che quindi ha avuto un ruolo da legislatore, è alquanto singolare ascoltare di proposte in merito alla lotta all'evasione fiscale, si parla dall'interno di un partito che ha come proprio leader un ministro, una persona che ha fatto per 5 anni il ministro del lavoro, il ministro dello sviluppo economico, il ministro degli esteri. Cioè, quando si è al governo, quando si è forza di governo per 5 anni con ruoli così importanti, queste cose andrebbero fatte, non andrebbero dette poi quando ci si ripropone all'interno di una platea elettorale e si chiede il consenso per essere rieletti, perché queste cose possono essere oggetto di dinamica, di discussione quando non si è all'interno di un meccanismo legislativo. Quando si legifera, quando si fanno delle scelte, non ci si può ritornare dopo 5 anni a dire io vorrei, 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 quando invece si sarebbero dovute fare. Questo è un tema sul quale dobbiamo essere lineari e chiari. Basta prendere in giro i cittadini italiani, cosa che evidentemente il Movimento 5 Stelle e i suoi ammennicoli hanno fatto per questi 5 anni. Altra, e chiudo dicendo qualcosa sul reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza va riformato, non va abolito, nella misura in cui
una forma di sostentamento per coloro che hanno difficoltà a rimanere all'interno del mondo del lavoro, per coloro che non sono in grado, che hanno gravi problemi e che magari a una certa età non riescono a ritrovare una posizione all'interno del mondo del lavoro, va tenuta, perché uno Stato deve essere vicino agli ultimi, deve dare una forma di aiuto anche alle persone che non riescono a stare all'interno di questo percorso. Ma chiaramente va riformato nei confronti della platea dei tanti giovani che magari percepiscono questa forma di sussidio e sono culturalmente in questa fase poco portati a confrontarsi col mondo del lavoro, e vi assicuro che nel nostro territorio c'è una grande richiesta di forza lavoro da parte di tante aziende. Purtroppo così come è stato strutturato, così come è stato costruito, con la mancanza di una capacità del sistema di Navigator di riportare poi i giovani che percepiscono il reddito di cittadinanza all'interno di un sistema produttivo, in questo modo non funziona, va riformato, va rivisto, va dato a chi ha necessità, effettivo bisogno, e magari va tolto a chi rifiuta di entrare nel mondo del lavoro attraverso un percorso di reinserimento. Bene, allora adesso vorrei tornare sulle prossime elezioni, ma su un tema un po' diverso, perché insomma voi siete candidati a entrare in Parlamento, in Senato, ma siete comunque anche e soprattutto per il fatto che il Senato ha una base federale in qualche modo, perché è una parte della legge elettorale che non si è cambiata, quindi dovreste avvertire anche un'idea di rappresentanza del territorio. Allora chiedo a Primo Di Nicola, che è stato già parlamentare, sulle partite che riguardano questa regione e quelle che sono state affrontate in questa legislatura e quelle che dovranno essere affrontate nella prossima, poi ovviamente anche Di Incecco, da presidente del gruppo consigliare della Lega in consiglio regionale, di indicare quali sono tutte le situazioni che partite dalla regione necessitano proprio di un impegno da parte vostra nei prossimi 5 anni da parlamentari, questo magari anche a prescindere dal collocamento politico, ma da rappresentanti dell'Abruzzo. Di Nicola. Allora, mi lasci dire innanzitutto che il garbo, quando si fanno i dibattiti, è sempre, diciamo così, un valore, quindi quando si dice ma si dicono delle cose adesso, che cosa avete fatto nei 5 anni precedenti, allora ma io non so, chiamerei un testimone terzo e anche avversario politico. Avrete in trasmissione nei prossimi giorni il senatore D'Alfonso, che è stato presidente ed è ancora presidente della Commissione Finanze. Provate a chiedere a lui il tipo di lavoro che io ho fatto in Commissione Finanze sul tema del fisco e dell'evasione fiscale. Allora, io ripeto, le tasse le devono pagare chi ha la possibilità di pagarle. È a tutti noto che in Italia poi non ci sono sanzioni per gli evasori fiscali, sostenuti sempre costantemente dalla Lega con le rottamazioni e tutto il resto. Io ho proposto dal primo giorno che sono arrivato, prima con un progetto di legge, poi con emendamenti, delle semplici misure che prevedono quello che si applica negli esercizi commerciali, per esempio nel caso di frodi alimentari, cioè quando i famosi NAS arrivano in un ristorante e trovano nei frigoriferi dei cibi avariati, semplicemente lo chiudono per un giorno, una settimana, dei mesi a seconda della gravità. Ebbene, io ho presentato una proposta di legge in Commissione Finanze, ho provato ad emendare anche le leggi di bilancio, che diceva che nei casi di evasione fiscale era prevista la sospensione delle la chiusura degli esercizi commerciali, degli studi professionali a seconda della gravità, e anche la sospensione dagli ordini professionali e, nel caso di diciamo così, di concessioni pubbliche, la revoca della concessione. Sa chi per primo si è sempre schierato contro questo provvedimento, che è di elementare, come dire, bontà in tema fiscale? La Lega. Quindi io al dottor Di Incecco, so come chiamarlo e chiedo scusa, insomma, il consigliere Di Incecco, a cui auguro ovviamente di diventare anche senatore, auguro le migliori fortune politiche personali, diciamo le fortune politiche per le prossime elezioni, ad informarsi, perché c'è stato un tentativo di fare un lavoro, ma il suo partito si è sempre puntualmente messo di traverso. Bene. Perché la lotta a un fisco giusto e un'evasione fiscale da battere non rientra nell'agenda della Lega.
D'Incecco, sì, D'Incecco, i temi del territorio da portare in Parlamento. Sì, fisco giusto è il tema principale della Lega, a prescindere da quello che abbiamo ascoltato, e lotta all'evasione è conseguenziale a un fisco giusto. È chiaro che le due cose vanno in parallelo, ma vabbè, mi pare di dire una cosa abbastanza ovvia, i telespettatori che ci ascoltano comprendono molto bene quello che intendo dire e lo sapranno comprendere anche il 25 settembre. Il territorio è fondamentale. Ecco, vedete, in questa regione troppi, tra deputati e senatori, probabilmente hanno bypassato o hanno evitato in questi 5 anni di confrontarsi con le esigenze reali del territorio. Io lo dico da 43enne che da 20 anni, 25 anni rappresenta il territorio all'interno dei consigli comunali, dei consigli provinciali in regione, e credo che la politica debba riattivarsi rispetto a questo tema, cioè debba saper fare liste con persone che sono espressione dei territori, espressione di un consenso diffuso, espressione di un dialogo con gli amministratori, espressione di un dialogo con i sindaci, con coloro che tutti i giorni si trovano ad affrontare i problemi della gente comune. Ecco, in questo credo che io possa portare all'interno di questo percorso e di questa esperienza l'aver fatto per oltre 20 anni, per l'essere rappresentante dei cittadini all'interno delle istituzioni locali. Ecco, io credo che quello che abbiamo fatto in questi anni, in questi 3 anni in regione, sia testimonianza di una presenza diffusa. L'Abruzzo è stata una delle prime regioni ad attivare durante la pandemia norme regionali a favore delle partite IVA per ristorare con fondi perduti. È stata una delle prime regioni, forse la prima regione d'Italia ad approvare una legge con fondi regionali per ristorare le aziende della montagna, le aziende che hanno dovuto vivere nella prima fase pandemica momenti di chiusura che quindi in una regione come la nostra sono una parte importante del PIL regionale. Noi abbiamo fatto tante norme, abbiamo messo tante risorse in campo per sistemare o comunque dare un segnale rispetto al tema pandemico. Certo, avremmo voluto utilizzare quelle risorse per attività di sviluppo. Purtroppo la questione della pandemia è stata una questione che ha come dire, dovuto far ricalibrare l'agenda delle amministrazioni pubbliche e delle regioni, ma noi su questo siamo stati pronti, abbiamo credo operato bene, abbiamo approvato in Abruzzo una delle prime leggi probabilmente italiane sul ripopolamento delle aree interne, mettendo e dando soldi a coloro che decidono di ritornare a vivere in quelli che sono i piccoli centri montani. Abbiamo dato tanti segnali e tante spinte da questo punto di vista. Ora c'è bisogno, in un momento in cui la rappresentanza territoriale abruzzese è sicuramente diminuita rispetto al passato, di eleggere persone del territorio, persone che hanno il contatto con gli amministratori e con i cittadini. Il 25 settembre è il momento per gli abruzzesi di eleggere abruzzesi all'interno del Parlamento e del Senato. Allora, siamo all'ultima domanda e risposta, che ovviamente è tradizionalmente è l'appello agli elettori. Mancano 48 ore alla conclusione della campagna elettorale. Ricordo anche in questa circostanza, lo sto facendo in tutte le salse, in tutte le tribune, che votare è molto più facile da farsi che da spiegarsi, perché basta mettere la croce sul simbolo della lista prescelta, non bisogna fare altro, ci sono dei nomi scritti sulla lista che sono quelli che saranno i parlamentari eletti se si avranno più seggi, ma non vanno date preferenze. Va votata la lista e basta, perché non può essere votato per esempio il candidato all'uninominale di un'altra coalizione, perché altrimenti si annulla il voto, quindi non c'è il voto disgiunto. Basta votare la lista, e si voterà al Senato così come alla Camera, sia al proporzionale che al uninominale. Detto questo, che mi pare fondamentale, chiedo invece a loro un appello che sia politico più che tecnico, come ho fatto io, considerando anche il fatto che il voto è un diritto conquistato a fatica e anche un dovere civico, e che ci sono ancora tantissimi che sono poco disposti domenica ad andare a votare. Intanto appellarsi a loro, agli indecisi, poi spiegare perché, e voi che siete delle coalizioni principali avete diciamo rispettivamente le vostre motivazioni, proprio per questa situazione dei collegi uninominali è importante un voto utile, così come lo state chiamando nella fase conclusiva di questa campagna elettorale. Di Nicola. Ma il mio appello è molto, vuole essere sincero e onesto, e dico ai cittadini abruzzesi che queste sono elezioni
veramente particolare perché rischiano di essere un passaggio epocale. Io le paragono a quelle del 48, quando si, 1948, quando si trattò di decidere in quale campo stare, se nel campo delle democrazie, della democrazia occidentale o nel campo delle dittature. I tempi sono cambiati, ma i rischi, guardate, oggi sono gli stessi. Noi abbiamo fatto una scissione dal Movimento 5 Stelle perché non volevamo scivolare dall'Europa e dalle nostre alleanze occidentali facendo dei favori a Putin. Questa scelta la ribadiamo perché mettere in sicurezza il paese anche con il proprio voto nel campo delle democrazie liberali occidentali per gli elettori è un investimento sul futuro e mi rivolgo soprattutto alle famiglie. Attenzione, la politica estera interessa poco, ma qui c'è in ballo il destino dell'Italia. Dopodiché c'è da fare un discorso chiarissimo. Io chiedo a tutti di andare a votare. So che c'è delusione perché sono almeno 30 anni che in Italia si promettono riforme elettorali per far contare di più gli elettori. Invece siamo davanti a leggi elettorali, in particolare quella in vigore, che riduce il cittadino a contare poco o niente, perché poi tanto saranno i partiti a decidere in Parlamento quale governo dare al Paese. Io chiedo a tutti di andare a votare, anzi dico, guardate, non importa per chi si vota, ma esercitate questo diritto perché il momento è decisivo su questo tema di democrazia e di collocazione internazionale, ma soprattutto poi è decisivo questo voto per continuare ad avere un rapporto corretto con l'Europa che ci consente di portare nel nostro paese le risorse di cui abbiamo tanto bisogno, per le riforme che dobbiamo fare, per gli aiuti concreti che dobbiamo dare ai cittadini per tagliare le bollette, perché le casse sono vuote, senza i soldi dell'Europa sarà impossibile alleggerire il costo delle bollette dei cittadini e degli utenti. Poi c'è da fare tantissimo sul fronte delle riforme del sistema politico, perché questo è un sistema in crisi, non si riesce, i partiti non riescono a dare un al Paese e costringiamo il Presidente della Repubblica ad intervenire per offrirci un tecnico, ma soprattutto c'è bisogno di una visione di questo Paese per il futuro in tema di solidarietà sociale e di diritti civili, quei diritti civili a cominciare dall'aborto che il centrodestra e i diritti di genere che il centrodestra già oggi comincia a mettere in discussione. Quindi andate a votare e votate chi vuole la sicurezza e il futuro del nostro paese. Grazie Di Nicola, ultimo appello di Vincenzo D'Incecco, innanzitutto al voto utile. Sì, come lo chiamate voi, il 25 settembre è un voto quasi referendario, bisogna scegliere tra chi vuole un'Italia ancora inginocchiata rispetto a certe dinamiche, un'Italia in difficoltà o vittima di una maggioranza parlamentare non chiara per poter proporre o produrre per altri 5 anni un governo tecnico. Questo è quello che vuole il centrosinistra, è quello che vuole il Movimento 5 Stelle, è quello che vuole che vogliono Renzi e Calenda. Noi invece vogliamo un governo politico, vogliamo dare a questo Paese un governo con una maggioranza parlamentare in grado di fare scelte politiche, in grado di dare più sicurezza al territorio italiano, in grado di alleggerire la pressione fiscale, in grado di intervenire immediatamente sul taglio del costo delle bollette dell'energia, in grado di dare a questo Paese una politica estera dignitosa, una politica estera chiara e di rimetterlo e di riportarlo al centro del dibattito internazionale, perché un Paese come l'Italia che è cresciuto negli anni 80, negli anni d'oro, che era all'interno dei primi 7 paesi all'interno del mondo come capacità produttiva e come capacità politica, non può non ritornare a quella fase. Per ritornare a quella fase c'è bisogno di un governo politico, un governo chiaro, con un progetto chiaro, con un programma chiaro, senza defezioni, senza divisioni. L'alternativa al centrodestra è la frantumazione di un centrosinistra diviso in 1000 rivoli. E qual è l'unico obiettivo che i nostri avversari vogliono colpire o coltivare il 25 settembre? È avere un Parlamento senza una maggioranza parlamentare per riproporre o immaginare altri 5 anni di pastoie, di tentativi di governicchi con gruppi parlamentari o scissioni che possono portare al governo qualche figura tecnica per
impedire a questo paese di rilanciarsi definitivamente. Ecco perché l'impegno e l'appello è a votare il centrodestra e a votare la Lega, che in questa regione, in tante regioni, in quasi tutte le regioni ha scelto candidati del territorio, candidati abruzzesi. Votare la Lega significa eleggere candidati abruzzesi, rappresentanti del territorio all'interno della Camera e del Senato. Solo con un voto alla Lega, con un voto al centrodestra, questo paese potrà tornare ad avere una politica chiara, lineare, e questo paese potrà avere un governo politico che si deve assumere le responsabilità di scelte importanti per il futuro di questo paese. In questi giorni dobbiamo convincere coloro che non vogliono votare, coloro che sono delusi da una situazione politica poco chiara, a scegliere l'unica coalizione che può vincere e governare con un progetto e un programma chiaro. Il 25 settembre bisogna mettere una croce sul simbolo della Lega. Grazie, grazie a Vincenzo Dincecco, grazie a Primo Di Nicola da remoto su Zoom, grazie soprattutto ai nostri telespettatori, torneremo domani per altre tribune elettorali sulle politiche di domenica prossima. Arrivederci.